Siamo partiti da lontano per raccontarvela, per farvi capire da dove proviene la nobiltà di questa puro sangue modenese. E ora, a un passo dalla meta, dobbiamo tornare lontano, ma in senso geografico questa volta, per un'ulteriore, gelida ma fondamentale, fase di sviluppo. Asciutto o bagnato, ma soprattutto ghiacciato e nevato, lei rimane fenomenale! E adesso ne abbiamo le prove! Spero vivamente che il mio entusiasmo possa essere da voi compreso, condiviso. Dalla bassa modenese a Livigno, a quasi 2000 metri di quota, una delle svariate location invernali dove, oltre ai paesi nordici, sono coinvolti gli esemplari di preserie della Maserati MC20 in fase di test, come quella che sto guidando io, col sorriso a 630 denti che si intuisce sotto la mia mascherina. Più o meno la stessa espressione che ho avuto ancora prima di salire sulla MC20, quando mi sono stati concessi alcuni giri esplorativi del circuito di Livigno al volante di un mezzo perfetto per queste condizioni, che gradiscono trazione, maggiore altezza da terra e un vuoto italico che genera naturalmente una valanga di entusiasmo. Sensazioni scatenate pure dalla MC20 nonostante una fisionomia integralmente diversa ma sempre efficace sopra ogni aspettativa. Una distribuzione dei pesi strepitosa su di una macchina che ovviamente deve impressionare su strada ma soprattutto tra i cordoli, far bella figura col cronometro, un bilanciamento però talmente ben riuscito che qui in queste condizioni diventa il vero protagonista ancora di più rispetto a quei gommoni da 305 dietro, tanto per fare un esempio, che tra i cordoli mi avevano davvero fatto piacere in quanto a grip, mentre qui sono tutti da gestire. Eccolo. Le sospensioni, che già avevo apprezzato prendendo cordoli al contrario sull'autodromo di Modena, anche qui si confermano strepitose, con la modalità mid che è stata la più gettonata sul ghiacciodromo di Livigno, aiutata anche dal peso del motore, posizionato proprio dove serve. A seconda della potenza richiesta, infatti, dell'accelerazione laterale, dell'angolo di sterzo e del drive mode selezionato, il differenziale elettronico trova sempre l'equilibrio perfetto e considerate che è tarato per bloccare fino a 4800 N, ma potrebbe andare oltre. Ed è così che per migliorare l'inserimento in curva le diff risulta aperto, mentre in uscita, in piena accelerazione, si chiude per garantire massima trazione alle ruote posteriori. Ma se ora mi trovo in quota, alla guida di uno spettacolare esemplare di preserie di MC20 in questo colore sfavillante, è perché sono proprio queste le condizioni, su strada e su pista, che vedono i collaudatori impegnati a calibrare al meglio l'elettronica, che è davvero una delle componenti più delicate e pregiate quando si tratta di sviluppare una supersportiva. Ma non sarò certo io a raccontarvelo nel dettaglio. Se c'è da guidare in condizioni estreme e bisogna magari coinvolgere una MC20, state pur certi che Marcello Gallo è nei paraggi. Sia in pista, come avrete di certo notato, in qualche giro dimostrativo moderatamente spinto, ma anche dopo una sessione di guida, quando bisogna acquisire e analizzare i dati in officina, quantificando l'intensità e i tempi di intervento dell'elettronica per una messa a punto ottimale. Come deve intervenire il controllo di trazione o il controllo di stabilità? Non deve essere troppo brusco. Però se lo fai troppo poco brusco non è abbastanza tempestivo, quindi non riesci a controllarti la vettura. In questo caso qua su MC20 abbiamo voluto dare, in base ai drive mode, diverse caratteristiche, soprattutto al traction control e l'ESC, che poi vanno a lavorare insieme ad altri sistemi come il brake torque vectoring per esempio, o anche il motore, il cambio, le sospensioni. E qui arriva una nota personale. È parecchio formativo poter partecipare a un progetto del genere in maniera così prolungata, perché solo in questo modo si riescono ad apprezzare modifiche e migliorie che vengono applicate in corso d'opera, come nel mio caso, rispetto all'auto provata con Landini mesi prima, l'esemplare di Livigno è stato aggiornato con una barra antirollio anteriore con una sezione inferiore, quindi più morbida, e ancora delle molle posteriori leggermente più rigide. Ammetto che con lei, donami, ci passerei tutto l'inverno qui, ma ora è il momento di affrontare un'altra fase di test
chiamata quota e climi freddi, perché macinare migliaia di chilometri in queste condizioni è fondamentale per andare a limare alcuni parametri dell'auto. Si va? E allora cambio guida. La mattina l'oro in bocca. E anche nel nostro caso le prime ore di questo secondo giorno di test a 12 gradi sotto zero si dimostrano fondamentali, visto che la vettura a sua volta studia e si adatta alle condizioni esterne e tutte le sue componenti vengono costantemente monitorate. Stamattina durante il primo avviamento abbiamo avuto un piccolo problemino con la calibrazione, per esempio del cambio, perché come ti dicevo ieri, in base alle temperature, in base anche all'altitudine, il cambio ha bisogno di adattarsi in maniera diversa, perché ovviamente l'espansione dei materiali sono diverse con queste temperature qua. E stamattina cosa è successo? Praticamente l'adattamento del cambio a queste temperature qua, che non era ancora venuto nel migliore dei modi, ha fatto sì che in fase di spunto in retromarcia la macchina si è spenta per un attimo, proprio perché ha fatto uno sgancio frizione un po' troppo brusco. Questi dati qua ovviamente ci serviranno a implementare e correggere questo software sulle versioni poi di software successivi. Su strada poi le diverse modalità di guida si fanno apprezzare in tutto il loro potenziale, con la GT che è il riferimento per il comfort, con l'EDIF che massimizza la fluidità di marcia. Anche se va detto che il setup dell'assetto non è sempre stato così. C'è una leggera differenza, che è l'angolo della convergenza posteriore. Questo per dare più rilassatezza alla sospensione, quindi riuscire a copiare meno le asperità, soprattutto le piccole asperità, quelle che noi chiamiamo di alta frequenza, e riuscire poi anche nella guida sportiva a dare più rotondità e più progressività, quindi la vettura è meno nervosa. Il classico sta e poi parte di colpo, su questa vettura qua non c'è più. È molto più progressiva, proprio per evitare di mettere in crisi il cliente anche in situazioni normali. Se invece le vostre velleità al volante sono più peccaminose anche fuori dal circuito, allora la modalità di guida che vi piacerà di più è la stessa di Marcello. Giriamo il manettino e spostiamo la modalità, il drive mode in sport. Che su strada è tra i tuoi favoriti, diciamocelo. Esatto, perché io me la sono immaginata proprio come il cliente lo sport lo userà in queste condizioni qua, quindi strada di montagna, bella curve, vuole avere una prontezza del motore, una risposta del cambio più aggressiva, ma niente di esagerato, e però anche in queste condizioni un po' di ghiaccio umido vuole avere comunque un po' di sicurezza da parte dei controlli. Come notate le sospensioni adesso si sono irrigidite, lievemente irrigidite, sì. Ma soprattutto guarda come va a lavorare diversamente sul controllo del rollio, cioè la velocità di rollio rimane più piatta o comunque più lenta a arrivare al punto massimo di rollio. Se noti dal posteriore, in questo caso abbiamo maggior ruvidità rispetto al GT. Senti che quando facciamo le curve senti questa ruvidità, questo quello che noi chiamiamo formicolio, perché in questo caso qua il differenziale è molto più tirato e ovviamente il rotolamento tra le due ruote è più simile, quindi una delle due sta come frenando leggermente e crea questa ruvidità qua, però ovviamente ti regala tanta più trazione. Beh, spero abbiate apprezzato quanto me il viaggio, ma ora, finalmente, è giunto il momento di conoscere da vicino la forma definitiva di tutto questo impegno, tenacia e competenza rigorosamente made in Modena. Pensare che tutto è partito da un disegno su di una lavagna bianca. Poi è stato creato un motore leggendario e ora siamo qui per assistere alle fasi finali dello sviluppo di questo progetto, anzi alla produzione dei primi esemplari di serie di Maserati MC20. Qui significa ovviamente a Modena, in via Ciro Menotti.
L'intero impianto è stato infatti completamente rivisto per la produzione della MC20, con 7 nuove stazioni di lastratura e ben 22 di montaggio, senza contare la verniciatura e una linea di testing con 8 aree di lavoro. L'investimento è stato tangibile, una innovazione visibile sia nella struttura, ma soprattutto in chi la anima. Competenza. Qui non parliamo di generici addetti alla produzione, ma di veri e propri specialisti in grado di realizzare un prodotto di altissimo livello in ogni postazione di lavoro. Ed è grazie a questo contributo che assisteremo alla creazione di una nuova supercar 100% made in Modena, ora termica e coupé, d'accordo, ma ben presto anche cabrio e con powertrain elettrificato. Ma adesso si fa sul serio, attivo il mio contapassi e iniziamo a seguire un esemplare di MC20, letteralmente dalla sua culla, in carbonio, alla strada, e per l'appunto la prima area in cui questa Maserati prende forma è quella della lastratura, che ci viene illustrata in maniera molto dettagliata. Di fatto alla nuda scocca da circa 117 kg vengono subito incollate delle staffe a cui verranno agganciati telai in alluminio sia anteriore che posteriore, mentre il tetto del peso di circa 27 kg viene incollato in una stazione successiva, poco prima del montaggio di portiere e parafanghi sia davanti che dietro. Particolare, secondo me, è bello da vedere, soprattutto bello perché è molto manuale, è l'estrusione di questa colla che poi servirà alla tenuta strutturale della scocca. E dopo l'applicazione quanto deve, diciamo, c'è un'asciugatura, c'è una parte di attesa? Ha una fase di asciugatura che però è all'interno del tempo di percorrenza della stazione, anche perché dopo il fissaggio con la colla, che è una strutturale, ci sono dei fissaggi meccanici che comunque consentono la movimentazione della vettura. Ogni fase ha un periodo di lavorazione ben definito, tecnicamente conosciuto come tack time, una tempistica che si evolve, matura e che porterà la MC20 all'obiettivo di produzione di 6 unità giornaliere. L'aumento del ritmo però non influenzerà l'elevata qualità costruttiva della supercar del Tridente, verificata minuziosamente attraverso la sala metrologica, che controlla quotidianamente sia vetture complete, selezionate casualmente dalla linea, ma anche sottogruppi, ovvero componenti prodotti da fornitori esterni, per esempio, per vigilare che la montabilità inizialmente concordata rimanga costante nel tempo, evitando variazioni di tolleranze o modifiche alle specifiche nei materiali forniti. E dopo 7 ore e 7 postazioni, quindi sì, un'ora per postazione, la scocca è pronta per essere verniciata. Ora però è tempo di abbandonare la tinta primer che ci ha fatto compagnia in lastratura e capire cosa avviene nel nuovissimo reparto di verniciatura, un'area composta da 4 fasi con la prima che è la mascheratura. Ovviamente la fase di mascheratura è una fase molto manuale, questa. Infatti le persone devono completamente mascherare le zone dove noi non vogliamo la presenza della vernice. Questo perché? Perché la scocchetta è in carbonio, rimane a vista, come anche i telai anteriori e posteriori vanno protette dalla vernice. È un'attività svolta prettamente manuale e ci permette di salvaguardare l'aspetto del carbonio che rimane a vista per il cliente. Come potete osservare, tutti i particolari, come il tappo del serbatoio, i specchietti retrovisori, le maniglie, le pinne, i sensori, senza contare i paraurti naturalmente, sono pronti per essere verniciati insieme alla scocca, quindi nelle stesse identiche condizioni, così da assicurare una tinta perfettamente omogenea su ogni dettaglio. La mascheratura si estende poi anche al tetto qualora, come in questo caso, si dovesse trattare di un esemplare con l'optional del tetto nero, quindi già precedentemente verniciato. Ma ora, dopo aver accuratamente pulito la scocca e i suoi componenti da ogni possibile impurità, consentitemi una spruzzata di humor, dando colore alla giornata, grazie a un paio di instancabili collaboratori. Diciamo che è stata un'idea perché in cabina volevamo evitare di mettere le persone. Quindi dovevamo trovare delle soluzioni, abbiamo adottato questi dei due robot collaborativi, uno apre, l'altro spruzza, ma non potevamo fare sulle porte, perché da qui a lì il robot non riesce ad arrivare, pur avendo una tavola che sale e scende. Quindi ci siamo dovuti inventare qualcosa. Abbiamo messo degli stabilus normali sotto la porta, da lì di gabbiano, con un controllo dei chilogrammi che ci permette il robot
in autonomia sullo stesso lato, sa di aprire, forza dare, verniciare e richiuderla da solo. Cioè, altrimenti saremmo stati costretti a far entrare un operatore per aprire, far intervenire di nuovo il robot, sarebbe stato molto molto complicato. Quanto durano queste fasi? Al momento stiamo accorciando il tempo, ma mediamente siamo intorno ai 15 minuti. In questo momento il robot sta dando la base 1 del bianco audace, è un tristrato, quindi poi darà la base 2 dopo un flash off e poi applicheremo una resina opaca. I robot sono dotati di due pistole, anche questo ci ha permesso di avere un'unica cabina. Con la prima pistola diamo la base, con la seconda pistola diamo la resina. Con l'arrivo della MC20 lo spazio nella cabina di verniciatura è stato reinterpretato in maniera unica. E difatti non esistono molti altri esempi al mondo in cui la scocca può andare avanti, entrando quindi nel forno per il flash off della base a 85 gradi di temperatura, per poi tornare indietro e ripetere il processo dopo il raffreddamento. E questo per altre due volte fino ad arrivare all'applicazione della resina. Con piccole variazioni a seconda della colorazione ad acqua scelta che, senza considerare le numerose possibilità di tinte fuori serie, prevede 6 tonalità. Nero enigma, rosso vincente, giallo genio, blu infinito, grigio mistero. Oltre ovviamente al colore applicato alla vettura che abbiamo seguito fino ad ora, il bianco audace. Ed è con questa tinta che, dopo la delibera, la scocca torna alle stazioni di montaggio in cui, tra le altre fasi, avverrà un'unione davvero commovente, tutta da gustare. Quindi sì, preparate i fazzoletti per le lacrime. Questo è senza dubbio uno dei momenti più emozionanti di tutto il montaggio. Lo sospettavo sin dal primo istante in cui ho conosciuto il Nettuno. Ma ora vedere il motore, associarsi, abbinarsi, sposarsi con la scocca è toccante. Non riesco a trovare altre parole. Mentre nei vecchi modelli facevamo, diciamo, una volta si chiamava il matrimonio, quindi dal basso verso l'alto veniva inserito il motore con i telai e tutta la trasmissione, adesso usiamo un'altra procedura. Il motore viene inserito dall'alto, nella zona posteriore, inclinandolo di 30 gradi, con delle fasi di step che avanziamo piano piano all'inserimento per poi riportarlo di nuovo alla fase definitiva in orizzontale. Quindi questa è una cosa che è nuova, non c'è un'altra vettura che viene assemblata così. Il tack time scandisce il ritmo e sebbene alcune stazioni possono essere più emozionanti di altre, le MC20 che vedete in linea stanno tutte definendosi nel dettaglio, mostrando le scelte di quel determinato cliente in termini di tinta e personalizzazione. E questo lo si nota subito negli interni, magari proprio nella postazione dedicata al montaggio del cruscotto e poi dei sedili. E se la componentistica riguardante molle, ammortizzatori o i freni Brembo è uguale per tutti, come il logo Maserati del resto, sul disegno dei cerchi potete già esprimere la vostra preferenza, ma vi do un consiglio, aspettate le ultime stazioni di montaggio dove la MC20 si inizierà a mostrare nella giusta prospettiva e soprattutto all'altezza adeguata. Se solo pochi metri più indietro le ruote della MC20 qui in linea di produzione hanno toccato per la prima volta l'asfalto, abbandonando quindi la piattaforma, beh, è proprio il caso di dire che il bello deve ancora venire, dato che nella prossima stazione sentiremo il Nettuno cantare e inizieranno di lì a poco i primi test dinamici. Le auto che escono dal montaggio devono tutte superare alcuni test prima del collaudo funzionale. Stazioni queste che verificano fisicamente la tenuta delle componenti appena assemblate. Un ulteriore controllo di qualità, ma anche una verifica importante ai fini della sicurezza prima di guidare un esemplare di MC20 appena prodotto nel traffico di Modena. Ed è così che, ad esempio, l'assetto viene messo sotto stress sul banco vibrante che serve anche come assestamento per le sospensioni che solo dopo saranno calibrate. Poi la linea di testing prosegue con check elettrici e il banco a rulli, dove viene verificato, tra gli altri, anche il funzionamento di ABS, cambio e propulsore, e infine la prova idrica, per poi gustarsi, finalmente, le strade tra Montale Rangone, Castelvetro e Puglianello. Quando ci consegna la vettura abbiamo circa 2 ore e mezzo di tempo per fare il nostro primo collaudo su strada, che dura circa 80 km di lunghezza, 85 km, durante i quali dobbiamo valutare qualsiasi aspetto della vettura che possa essere eventualmente
rilevato, criticato dal cliente, magari il cliente ci può mettere una settimana, un mese a trovare un lamentato, magari dicevo prima, di un fruscio, di un vetro, noi dobbiamo esaminare e valutare tutto in circa un'ora e mezza di strada, di percorso dinamico, più un'altra oretta circa di controlli statico-funzionali, dove andiamo a verificare qualsiasi componente che possa toccare il cliente. Movimentazione cristalli, apertura porte, cofani, tutto, qualsiasi cosa. Ma per comprendere quanto chi lavora in Maserati si sente parte del progetto, e diciamocelo, personalmente legato alla propria terra, a questa nuova puro sangue modenese e prima ancora al Tridente, ascoltate le parole di Alice e poi, se avete il coraggio, venite a dirmi che è tutto un caso, perché io davvero non ci credo. Pensa che MC20 è stata presentata esattamente il giorno della data della mia assunzione in Maserati, che sono stato assunto il 9 settembre del 1991. MC20 è stata presentata il 9 settembre del 2020 e guarda caso è la data del mio compleanno. Sei destinato su questa macchina. Sì. Cioè. La fase di collaudo porta infine la MC20 al reparto di finizione, dove la vettura in pratica viene messa sotto al microscopio degli specialisti che la scansionano dall'alto verso il basso e per tutta la sua lunghezza alla ricerca di imperfezioni di qualsiasi dimensione. Anche la più piccola anomalia, magari invisibile agli occhi di un cliente attento, viene qui individuata e riparata, anche se ci sono vernici che possono complicare un po' le cose. Diciamo che in 17 anni ne ho viste di tutti i colori e abbiamo sì, sicuramente di tinte e colori più difficili da riparare rispetto ad altri, colori pastello, a colori metallizzati o addirittura qui abbiamo come esempio una vettura che è una bianca audace con la trasparenza opaca che è molto più complicata da lavorare. Io l'ho vissuto in pochi giorni, ma il processo produttivo che dall'ordine farebbe arrivare al cliente la propria MC20 dei sogni dura circa 6 settimane. Un periodo lungo quanto basta per incastonare in questa nuova Maserati tutta la tecnologia, l'artigianalità, la qualità e la competenza che qui a Modena continuano a produrre con inattaccabile passione. Il nostro percorso per descrivervi lo sviluppo della MC20 finisce qui, ma questo significa che la vita di questa supercar modenese inizia ora, per questo esemplare come per tutti quelli che passeranno da queste linee, pronti a rendere orgogliosi i rispettivi proprietari e sì, grazie al Nettuno anche per urlare al mondo che una nuova era in Maserati è appena cominciata.